Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Lunedì 29 maggio, lettura del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19, versetti 25-34. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, disse: «Ho sete». Dopo il giorno di Pentecoste, la Chiesa ha iniziato a celebrare un'altra festa, voluta in questo caso dal nostro Papa Francesco. È il lunedì di Pentecoste e questo giorno richiama la figura di Maria nel cammino della Chiesa. Maria vista come madre della Chiesa, ma anche madre dei discepoli. Il Vangelo di oggi, infatti, ci riporta, come avete sentito, sotto la croce, in uno dei momenti più duri della vita per ogni discepolo, ma anche per ogni madre. Ed è proprio lì che accadono due cose importanti, che dovrebbero fissarsi nella nostra memoria, ma anche nel nostro cuore. Innanzitutto il lascito che Gesù fa a Giovanni. Gesù allora, vedendo la madre lì accanto a lei, discepolo, disse: «Ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». Maria ci viene data non come una tra le tante, dice il Vangelo, ma come un'eredità preziosa. La seconda cosa importante di questa pagina è segnata invece dalla sete di Gesù. Si dice che vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo spirò. La posizione che Gesù assume davanti all'umanità non è una posizione di autosufficienza. Gesù è bisognoso, ed è bisognoso anche di ognuno di noi. La sua sete, sembra dirci il Vangelo, è sete che può essere estinta solo dal nostro amore. Ma non dobbiamo dimenticare che molto spesso noi non corrispondiamo a questa sete con un amore che forse sa più di aceto che di acqua. Un amore che mortifica e non disseta. È una domanda seria che Gesù ci pone nel Vangelo. Con che amore siamo o abbiamo imparato ad amare Cristo? Infatti non basta parlare bene di Lui o fare delle cose per Lui, o vestirci di Lui per poter anche dire che lo amiamo. È la tenerezza con cui viviamo le nostre relazioni, nelle quali decidiamo di non arrabbiarci con gli altri, in cui moderiamo il nostro linguaggio, in cui abbiamo le braccia soprattutto per i più bisognosi. È quella forza che ci porta ad affrontare anche il mondo o anche i nostri familiari, pur di difendere valori che magari la stessa società invece nega con giustificazioni, a volte concrete e pragmatiche, ma che non rispettano la dignità degli altri. Insomma, siamo chiamati o ad essere acqua o ad essere aceto. Grazie per aver meditato insieme e se questo podcast ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani!